Se apriamo le mani possiamo ricevere ogni cosa. Se siamo vuoti possiamo contenere l'universo. Sono Chiara, in questo momento sono in viaggio. Se volete lasciare un messaggio, vi contatterò io. Buongiorno, sono il manager del dottor Nicola Conte. È stata invitata presso i nostri laboratori il giorno 20 novembre alle ore 16. Arrivederci. 20 novembre? Domani già? Così presto? Ciao Chiara, fra 5 minuti passo a prenderti. Ciao. Allora Chiara, dimmi, il tuo ultimo viaggio in Asia? Guarda, sono stata per molto tempo, la verità, un paio di mesi, e devo dire mi ha molto affascinato. Ho visitato questi siti archeologici molto, molto interessanti dal punto di vista anche lavorativo, scientifico. Essendo da sola puoi permetterti certe esperienze. Sì, infatti proprio così, venendo da sola sono potuta permettermi di prolungare più del previsto. È un piacere incontrarla. Tutti parlano del suo articolo su Science, è davvero molto interessante. È un onore collaborare con voi. È un mistero davvero infinito quello dell'intelligenza e capacità, ma perché alcune persone sono più brillanti di altre? I neuroni riescono a collegarsi più efficientemente al network. Più è veloce l'impulso, migliore è la sinapsi. Poi c'è la guaina che ricopre le fibre dei neuroni. La velocità dei segnali elettrici del cervello dipende dalla qualità di quella copertura. E i geni? Bella giornata. I geni contribuiscono all'intelligenza dal 40 all'80%. C'è una ragione per questa enorme differenza. E dipende un po' dall'età. Infatti, man mano che si invecchia, i geni sono sempre più importanti per l'intelligenza. Creano nuove sinapsi neurali. In alcuni casi si attivano per stimolare il cervello verso nuove esperienze. Il nostro cervello è fatto di due parti, una arcaica,
limbica, localizzata nell'ippocampo, che ha smesso di evolversi anni fa e non differisce molto rispetto a quello dell'Homo sapiens e nemmeno da quella dei mammiferi inferiori. È un cervello piccolo ma dotato di una forza straordinaria che controlla tutte le nostre emozioni. Ha salvato l'australopiteco quando è sceso dagli alberi, permettendogli di far fronte alla ferocia dell'ambiente e degli aggressori. L'altra parte è quella cognitiva, molto più giovane, che è nata con il linguaggio e in 150.000 anni ha avuto uno sviluppo eccezionale, soprattutto grazie alla cultura. Purtroppo però buona parte delle nostre emozioni è ancora guidata dalla parte arcaica. E tutte le più grandi tragedie, le paure, il nazismo e così via sono dovute alla prevalenza della parte arcaica rispetto a quella cognitiva. E il cervello arcaico è così forte da indurci a pensare che tutto questo è controllato dal nostro pensiero, quando invece non è così.